Bene, allora, eravamo rimasti l'ultima volta a tematiche piuttosto interessanti riguardo terra senza tempo, no? Perché dopo aver messo tantissima carne al fuoco e i giganti, i megaliti e i tunnel sotterranei, no? E le leggende del Dalai Lama e via dicendo, i regni sotterranei, chi più ne ha più ne metta. Insomma, ci sono un sacco di tematiche da sviluppare, no? E purtroppo, Colosimo di ste robe ne parlava così en passant, buttandole là. Questo è stato il grande limite di Colosimo, ci sarebbero state un sacco di cose da approfondire. Viene da dire, ma forse aveva paura di approfondirle proprio perché aveva paura di scoprire che dietro non c'è assolutamente niente, no? Ma sarebbe valsa la pena lo stesso, no? Perché io dico, sicuramente i misteri esistono perché noi non siamo onniscienti. E l'unico sistema per scoprire quali misteri esistono realmente è quello appunto di esplorarli, vedere quali svaniscono come nebbia al sole e quali invece persistono. E quello dei tunnel sotterranei è un mistero che vale la pena investigare. Allora, ero rimasto appunto le leggende sui tunnel, sui tunnel che collegherebbero paesi lontanissimi nelle leggende tibetane, no? Leggende che probabilmente sono all'origine poi del mito di Agarthi, che da quel che si riesce a capire non è specificamente tibetano, cioè non è originario del Tibet, ma è probabilmente un mito costruito. Probabilmente le cose sono andate in questo modo, cioè che effettivamente i lama hanno storie riguardo tunnel sotterranei, no? E poi le storie sono state ingigantite in Occidente e hanno dato origine al mito di Agarthi, unendolo a miti invece europei, perché come ho detto i miti dei regni sotterranei sono di matrice soprattutto europea e non asiatica, ma comunque nel Tibet qualche cosina ci sarebbe. Se non altro per quanto riguarda questi strani collegamenti fra Sud America e Tibet, che forse ci sono realmente. Per esempio, stamattina una stranissima coincidenza. Un mio collega in fabbrica, che ha i campi e coltiva, no? È una persona piuttosto colta, anche lui affascinato dall'archeologia misteriosa, mi ha regalato delle patate tibetane viola, no? E io gli ho chiesto dove sono nate queste patate? Dico, ma non so. Dice, forse sono nate proprio là in Tibet, ma le patate non sono originarie dall'America. Come ci sono finite? Come c'è finita questa particolare variante di patate in Tibet? No? Esattamente come appunto, come mai i monaci buddisti tibetani hanno lo stesso nome degli animali peruviani, no? Il lama, perché appunto secondo la leggenda i lama tibetani prenderebbero un nome, secondo questa leggenda, appunto dagli animali però delle Ande, no? Che si chiamano che si lama, proprio perché appunto i lama tibetani sarebbero originari dalle Ande. E forse anche le patate viola tibetane sono state importate in tempi remotissimi dalle Ande, forse. E poi c'è appunto questo discorso, mia nipote mi aveva raccontato appunto di questo mistero delle strane popolazioni appunto dell'area del Tibet e zone limitrofe, delle montagne, di quelle parti, sono montagne solo in Tibet ma anche nei paesi attorno, in Cina e in Indocina, che fanno parte di un unico vasto sistema di catene, che ci sono popolazioni appunto che vengono, sembrano venire da paesi lontanissimi, fra cui qualcuno anche da Perù. Cioè, di fatto ci sono delle cose da chiarire, diciamocelo, no? E poi questa faccenda dei giganti, queste storie sui giganti,
cioè queste leggende su antichi giganti civilizzatori che si troverebbero in Tibet, cioè nelle leggende dei Lama, e fatto sta che anche nelle Americhe si parla di antiche stirpi di giganti, alcuni civilizzatori, altri selvaggi, per esempio le leggende legate al Bigfoot, al Sasquatch, giganti cannibali o giganti feroci, che si trovano anch'essi nelle Americhe e che poi si collegano a loro volta con i giganti della Nuova Guinea, di cui si era parlato, e poi da lì ai giganti biblici, quindi c'è tutto un sistema di collegamenti. Nel senso, ciò che cercava di dire Cosmo, e quello che cerco di dire io, è che fra tutte le varie mitologie e poi tutta una serie di indizi storici, geografici, biologici, via dicendo, sembrano esserci tutta una serie di collegamenti, una rete, effettivamente, il cui fondo non è stato chiarito, no? Perché è come trovarsi di fronte all'enigma di un giallo, chi è il colpevole, no? Ci sono un sacco di indizi, di indiziati, di coinvolti, ma non riesce a capire dove sta il bandolo della matassa. Fatto sta che qualcosa di strano c'è. Allora, ovviamente, cioè uno può dire sono tutte favole, ma parte dal presupposto che siano tutte favole. Bisogna prima verificare. E dico, può anche darsi, insomma, che sotto non ci sia niente di sostanziale, però bisogna scoprirlo prima, bisogna esserne certi, no? Perché di fatto gli indizi ci sono, prove assolute magari non ce ne sono. Facciamo pure i cauti, gli scettici, tutto quello che volete, però di indizi ce ne sono, insomma, nel senso che se fosse un caso di polizia, i detective non sarebbero stati lì tanto a scetticheggiare, avrebbero detto andiamo ad indagare, perché ci sono delle prove indiziarie, ci sono degli indizi. Ecco, voi immaginate in queste situazioni di essere dei detective, no? E dover avere dei sospetti, un po' su tutto. L'unica cosa è verificare. Se non vogliamo fare gli scienziati scettici, possiamo fare i detective. Allora, ero rimasto appunto a questa frase enigmatica di uno, cioè dei lama più dotti. Le gallerie esistono, scavate dai giganti che ci hanno dato la loro scienza quando il mondo era giovane. La loro scienza, ascoltando Robert Sharon, quasi ce ne convinceremmo. E qui cita una frase, no, su una fonte storica. L'ingegnere Eupalinos, egli ricorda, diresse i lavori di scavo della galleria di Samo, che fece iniziare dai due sbocchi progettati, evidentemente un ingegnere dell'antichità, no? Il tunnel è lungo 900 metri, ma le squadre di operai si incontrarono nel punto previsto e la galleria stessa si presenta assolutamente rettilinea. Per realizzare un'opera analoga, gli italiani ed i francesi che hanno traforato il Monte Bianco hanno dovuto disporre di strumenti elettronici di misurazione, di radar, di rivelatori magnetici ed ultrasuoni. Ora sembra che Eupalinos non disponesse nemmeno di una bussola. Cioè, nell'antichità di fatto troviamo delle opere che sembrano essere dovute a una tecnologia superiore, cioè non solo Baalbek, ma per esempio anche appunto questa galleria di Samo, di cui io non so niente, no? Ma varrebbe la pena di investigare, perché naturalmente uno può dire sì, vabbè, ma è una cosa così scritta in un libro, bisognerebbe andare a verificare, bisognerebbe parlare con un archeologo, bisognerebbe, sì, insomma, verificare, no? Sempre verificare. Però anche qui potremmo avere un indizio. No, questa galleria, se esiste ancora a Samo, l'isola di Samo, che
è un'isola del mare Egeo che viene attribuita all'ingegnere Upalinos. Se esiste realmente, potrebbe essere anch'essa una prova dell'uso di tecnologie che per l'epoca non avrebbero dovuto esistere. A simili conclusioni sembrano volerci condurre molte meravigliose sculture senza età. Dalle cinque enormi teste di basalto rinvenute nel 1939 nel folto della giungla messicana, che richiamano alla memoria quelle celeberrime dell'isola di Pasqua, alle raffigurazioni andine, da certe statue asiatiche ad altre oceaniche. Ecco, e anche qui, bastardo Colosimo, uno direbbe, ma cinque enormi teste di basalto rinvenute nel 1939 nel folto della giungla messicana. Uno dice dove, come, da chi, insomma. Cioè, vedete che qua non abbiamo nessun dato preciso, cosa digitiamo su Google? Cinque statue, cinque enormi teste di basalto rinvenute nel 1939 nel folto della giungla messicana, tutto qua, capite? Quando fa ste robe sarebbe stato da strangolare. Adesso pace all'anima sua, è andato dove i suoi peccati sono stati giudicati da lungo tempo. Dunque, che richiamano alla memoria quelle celeberrime di stupefacente, una montagna che sorge in Brasile, nella località di Habea. Nonostante i fenomeni di erosione a cui è andata logicamente soggetta, essa rivela di essere stata scolpita in tempi lontanissimi in forma di una testa barbuta coperta di un elmo a punta. Qui abbiamo qualche dato, no? Cioè, montagna brasiliana nella località di Habea, che sarebbe stata scolpita. Io non ne sapevo niente, voi ne sapevate qualcosa. Ecco, un altro dato buttato là, però varrebbe la pena interessarsene. Magari è solo uno scherzo della natura e qualcuno ha creduto che fosse una scultura. Può succedere a volte, no? Che la natura fa strani scherzi, scolpisce per conto suo un oggetto e gli dà la forma di un volto. Adesso io mi ricordo una volta sulla settimana enigmistica che ho sentito di cioè avevo letto di una montagna in Francia che ha sulla parete un volto rovesciato, no? Dovuto proprio a un caso, cioè un volto umano rovesciato. Io non l'ho vista, perché mi ricordo che avevo letto sulla settimana enigmistica. Probabilmente c'è modo di sapere dov'è, e quindi la natura può fare degli scherzi strani. E non è tutto. Su una parete liscia, perfettamente verticale, precipitante in uno strapiombo di 840 metri, esiste un'iscrizione cuneiforme dai caratteri alti 3 metri. Come i suoi autori siano riusciti ad inciderla lassù è un mistero su cui non si può far luce nemmeno con pallidissime ipotesi. Dico, accidenti, questa qui sì che sarebbe una cosa interessante, cioè una scrittura cuneiforme in Brasile. Ma il cuneiforme sappiamo che era la scrittura tipica delle popolazioni mesopotamiche dai Sumeri in poi, no? Anche quello in un altro continente, sarebbe bello poter avere una fotografia di queste iscrizioni cuneiformi e vedere se somigliano appunto a quelle mesopotamiche o che altro, no? E invece beccati questa, Colosimo non mette neanche la fotografia. Nel libro poi ci sono le fotografie di diverse cose, ma di questa qui in particolare no, non c'è. E quindi non sappiamo se esiste. Tutte cose che vanno verificate, esplorate, però insomma, perlomeno ci sono dei dati su cui poter lavorare, delle ricerche da poter fare, no? Anche per scoprire poi se c'è qualcosa di reale o meno. E qui sono costretto a chiudere, arrivederci.